qui con Dalmasso, capitano del Pedona, in vista della nuova stagione. Tu cosa ti aspetti da questa nuova stagione? Ma diciamo che siamo contenti di ripartire, di provare a finire un campionato, cosa che negli ultimi 2 anni non ci siamo riusciti. E non ci poniamo un obiettivo preciso all'inizio, noi vogliamo soltanto iniziare, fare bene dalle prime partite e vedere cosa riusciremo a fare in questo campionato. Ecco, un gruppo un po' misto, alcune conferme come la tua, quella del mister, ma anche alcuni volti nuovi in questo gruppo. Cosa vedi in questo gruppo? Dove può arrivare? Ma siamo un gruppo giovane, siamo un gruppo che ha aggiunto qualche elemento, ma comunque la base è solida, quella già degli anni passati. E se riusciamo a trovare la giusta alchimia con i nuovi acquisti, possiamo sicuramente fare bene. Ecco, quali sono secondo te le squadre che più si sono rinforzate da battere, insomma, quest'anno? Ma sicuramente il Villafranca, so che ha fatto degli ottimi colpi, ma come anche Cherasco, che era già un'ottima squadra l'anno scorso, il Busca, che è sempre una formazione difficile da battere. E alcune squadre non le conosco molto bene, ma penso che il livello sia molto, molto combattuto quest'anno, perché poi dopo tanto tempo fermi ci saranno anche delle sorprese, credo, quindi bisognerà fare attenzione a ogni partita, su ogni campo. Ecco, quali sono quindi gli obiettivi sia della squadra che tuoi personali? Ma della squadra è appunto cercare di partire il meglio possibile e vedere poi dopo qualche partita, dopo una decina di partite, dove siamo e vedere se riusciamo a raggiungere gli obiettivi prefissati, cioè comunque di stare lassù e provare a lottare fino alla fine. E personali di continuare, diciamo, se riesco, come nelle ultime stagioni, a fare qualche gol in più, aiutare la squadra a vincere delle partite e fare punti importanti. Su cosa state lavorando in questi giorni col mister? Ma adesso, come sempre, tanta parte atletica, tanto forza, corsa, ci mettiamo a posto fisicamente, poi aggiungiamo ogni volta un po' di qualcosa di tattica e cerchiamo di essere pronti per l'inizio con la Coppa Italia e poi del campionato.